una nuova puntata di Victor Victoria. Siamo pronti a cominciare e io vorrei sparigliare un pochino le carte, perché solitamente la nostra Virginia introdurre l'ospite, invece lo voglio fare io, lo sto aspettando da moltissimo tempo, e quindi facciamo entrare subito Pierfrancesco Favino! Dove siete? Dove siete? Yeah. Allo. Accomodati! Che meraviglia averti qui. Hai visto? Sono sordo da un orecchio, lo dico così. Sei sordo da un orecchio? Sì. Sì. Bene, sarà una bellissima puntata. Vero? Sì. Sì, sì. Devo urlare? No, no. Bene. Stai pure. Bene, bene, sera. Bene. Buonasera, lei è Virginia. Ti è capitato di vedere qualche puntata del programma? Sì, non mi spoglio, te lo dico prima. Non... Guarda, Pier, sai che... Copri. No, no, sono coperta. No, ma no. Tu, era il pensiero, quello era un sogno, no? Sì, certo. Una cosa... Certo, ecco. Certo. Sì, sì, sì. Non te lo chiedo assolutamente. No, ecco. Vai tranquillo. Bene. Allora, siccome non abbiamo fatto la tua presentazione, io non so se sai che cosa fa la nostra Virginia Lagerbrocken. Che fa? Lagerbrocken? Sì. Complimenti. Lei ha il compito... Una birra rotta. Esatto. Ha il compito di introdurre i nostri ospiti. Sì. E quindi io ti farei venire qui, Virginia. A lei. Perché? Perché secondo me, io vorrei che ci godessimo tutti quanti dal centro palco. La tua... Okay. Mi conoscete? Virginia. Francesco, hai il piacere di conoscere. Posso nostra... sedermi o devo... Come no? Sì, sì. Ma no, ma dai, mettiti di fianco a lei, guarda, io vi lascio così, perché è bello che ogni tanto si introduca l'ospite. Io mi siedo e me la... Anzi, vi guardo grazie, da qua. Grazie, Vicky, grazie, veramente, per mettermi a mio agio, l'hai fatta apposta. Veramente, mi rende veramente la vita facile, molto facile. Io di solito le presentazioni le faccio da lì. Stasera le sei tu, le devo fare da qui. Perché? No, lo so. Vedo che li capiamo. Ci sono delle volte in cui decidono che si devono... Da qui giù. Ancora. Ma tu la pensi come me? Io a sto punto... Ma tengo. Va di qui, va bene. Vorrebbe... Assurdo. Però studio e vediamo. Manca solo che ti riesce anche a fare questo. Poi fai di tutto però, basta così. No, va bene quello che fai. Bene, bene. Allora, faccio la presentazione. Tu pensi che io mi emoziono? Ma no. Si vede che non mi conosci abbastanza. Bene, è un attore, ok? È un attore normalissimo. Bravo, bravo, bello. Sì, lo dici te. Allora, però, bello, bello. È simpatico, è drammatico, è comico. Insomma, quanti ce ne sono in Italia e nel mondo? Uno, lui. Sì, ma bene. Allora, la Bellucci ha detto del nostro ospite, che strano, il cinema. Ho conosciuto Pierfrancesco un giorno fa e dopo due giorni ho girato insieme a lui una scena di sesso a letto. Monica, non è strano, è culo. Ma è emozionante. No, ti preoccupare. Grazie. Non si percepisce. Meno male. Ma è il caso di presentarlo. Signore e signori, per Francesco Favino. Oddio. Mi sono emozionata troppo. Grazie, Virginia!
mai fatto una presentazione così bella? Nessuno. No, poi alla Bellucci uno gli dice che culo, perché insomma, proprio, Scusa, ma... Si ribalta la situazione. Sì. Dai. Eravate nudi lì, tra l'altro? No. Come si fa? Si mette in mezzo un asciugamano? Come funziona? No, era un piano medio, per cui in realtà sopra eravamo tutti così, e sotto tacchi, pantaloni, zeppe, proprio quando finisce. Andiamo? Cioè, così. Va bene. Senti, è un piacere veramente averti qui ospite, siamo felicissimi. Allora, io prima di cominciare... Sì. Vorrei ricordare al pubblico e anche a te che quando sei stato alla Bignardi hai dichiarato che non faresti mai un film porno perché avresti un ruolo minore. Ma era per ridere, sì, però è vero. Ecco, allora per sfocato in fondo. Per ridere, puoi raccontare un po' di cazzate così anche qui? Perché non è che le figate le andate a dire dall'altra parte e poi qui sparate due... Se posso dire una cosa? Cioè, per cortesia... Io non so se posso dirlo qui. Puoi dirlo. Però io, ospite tuo, altrove, ho fatto praticamente tutto quello che so fare di altro, per cui... Senti, c'è una cosa che hai fatto che non hai ancora fatto. No, me l'hai fatto fare tutto te. Io sapevo fare quattro cose, me le hai fatte fare tutte. Le rifaremo tutte anche questa tutte sera. No. Pier. Io sono abituata a lavorare con i gorilla, di solito. Sì. Non mi hai ancora baciato come mi hai baciato l'ultima volta. Come ti ho baciato l'ultima volta? Un po'. Ah, Dio, no, non me lo far rifare, ti prego. Ti prego, mia figlia mi ha tolto il saluto. C'ha 4 anni. Beh. Anch'io! Se proprio vuoi. E per quelli se proprio che insisti, per fallo. Per quelli che se la sono persa. L'hai dichiarato tempo fa, le viene. Che ho fatto? No, ha detto che tu hai detto che hai provato il Viagra e che hai passato 3 giorni d'inferno. Sì, che sì, è vero. Che una mia amica, pittrice, che è compagna di mio amico, dice: guarda, me l'ho regalato il Viagra. Dice: no, vediamoci il Viagra, vediamo che effetto fa. E dopodiché tu passi 3 giorni in cui, se uno semplicemente dice: vaffanculo, culo. Manco lo devi prendere l'autobus per avere quelle sensazioni di strofinamento. Sono una con mal di... No, un mal di testa. E la fidanzata dell'epoca mi dice: io ce l'ho da fare. Io non posso stare qua che... Per 3 giorni. Stai male. Ma 3 giorni, pesanti. Pesantissimo. Ma una esperienza orfica. Io ti voglio dire che oggi, purtroppo, quando è venuta fuori questa cosa in redazione, quella lista... L'avete messo nell'acqua del... No, è che gli autori sono dei cretini e quindi hanno deciso di scrivere tutta una serie di cose che non si possono fare. E che io devo... In quelle condizioni. Ah, sì, ok. E che io devo mimare? No. Ah. No. Però... La pipì la fai in doccia perché non si può. Sì. Oppure se sai fare la verticale è ottimo. Però ci devi avere. Però ci devi avere il bagno alla turca. Il bagno alla turca. Il bagno alla turca ce la devi avere. Non puoi raccogliere le biro. No, esatto, anche lì. No. Chiedendo permesso, si provi, ma è una cosa. No. Non puoi andare a ritirare un premio. No. Però sempre io sono molto contento. Beh. Vabbè, guarda, ne avrei un'infinità, ma andiamo oltre perché mi sembra assurdo. Allora, tu so che per la tua carriera, adesso noi ti conosciamo, attore famosissimo, addirittura a livello mondiale. Ma scherzi, prova però... a fare il mio nome negli States. però qui a Francesco Favino. Io Francesco Favino. Se mai. Quello del Viagra, no? Quello del Viagra. Ah! Senti,
No, però tu hai detto una cosa, che ti eri dato un limite, no? 33-34 anni per farcela. Sì, no. Anche un po' meno. No, per farcela. Io 65 comunque, ma non si sa mai. No, per farcela. Cioè, me l'ho detto, beh, se non succede qualche cosa di concreto entro un certo limite, forse è il caso che io inizi a pensare che magari non è proprio cosa. Poi, ci sono stati momenti in cui non riuscivo a camparci con questo mestiere, sì. Facevo altro. E cos'altro facevi? Ho fatto un po' di tutto. Tipo? Buttafuori. Hai fatto il buttafuori? Sì, in un locale che non aveva particolarmente bisogno di buttafuori, che metti a me la porta e... No, scusa, non puoi entrare. Ma lei... Cioè, no, senti, c'è una festa privata. Senti, scusa, mi vai a chiamare subito. Sì. No, lo facevo. Però... Ero più... Eri più palestrato. Ero più grosso, eri sì. Più poi grosso. Facevo box, per quello anche... E poi mi avevano messo vicino uno che era tre volte me. Che io tutte le volte che niente succedeva, che questo si stava innervosendo, lo vedevo di spalle levitare, che io non pensavo che si potesse raggiungere quel livello. Era un siriano, è buonissimo. Ma niente gli dicevi una cosa che decontestualizzata magari, che lo faceva innervosire... diventava la cosa, io dietro a tentare di tenerlo buono. E certo, io. Ma no, guardi, meglio che va via. Mi sente lì dietro. E per un paio di volte mi è toccato di fare la cosa tipo: senti, scusa, dovresti uscire, se puoi non dare fastidio alla ragazza. Che se non parli così, se parli come parlo io, no? Senta, scusi, se potesse per caso... Allora, devi fare... Io di solito quando sono in giro ho dei problemi, mando avanti la donna che sto per presentare adesso. Tu la conosci, eh? Beh, credo di aver capito. Sta già... Sta scalpitando là dietro. Va bene, facciamola entrare subito, Geppi Cucciari! Vicky, ciao, benvenuto Pier Francesco. Grazie. Un grandissimo attore, uno dei pochissimi attori italiani cagato dal cinema anche americano. Ha lavorato molto all'estero, Stati Uniti, Francia, Narnia, motivo veramente di orgoglio nazionale, come la Ferrari, come i golfini di Giorgio Armani, come Caterina Murino senza golfino, come Falco Briatore, ecco, tu sei il nostro orgoglio. Andiamo all'arrembaggio, partiamo col sondaggio e con la prima domanda. Favino agli inizi della carriera recitava sussurrando. Secondo lei l'aumento del suo cachet negli ultimi anni è stato proporzionale alla progressiva amplificazione del volume della sua voce? È una domanda cretina a cui comunque il 55% ha risposto no. Peraltro, se il volume in generale fosse proporzionale al cachet, miei cari, qua alla 7 dovremmo parlare tutti così. Ma piano, c'è anche comunicare con l'alfabeto muto. I TG andrebbero con i sottotitoli scritti piccolo sotto. Parliamo di cose belle, piuttosto della tua bellissima voce, così calda e maschia. Secondo me, guarda, potresti fare la nuova voce del navigatore, invece che il Tom Tom, il Pierfrancesco Pierfrancesco. Parliamo anche di altre cose che tu hai belle, veramente begli occhi, bello sguardo, bella dentatura, bella altezza algarrese. Ecco, vorrei sapere, Pierfrancesco, tu che rapporto hai col tuo corpo? E soprattutto, io che chance ho di avere rapporti col tuo corpo? Io col mio corpo ho rapporti occasionali. Sì, e anch'io potrei puntare a questo, quindi. Non so, sai che dovresti... rivolgerti a quella a che figlia, ha rapporti più meno occasionali di me col mio corpo. Cioè, non mia figlia, cioè c'è una persona che ha rapporti un po' meno occasionali di me col mio corpo, che sarebbe la mia compagna, però mettetevi d'accordo tra di voi, io non posso fare tutto, ragazzi. Godimento di un mario del bene, multiproprietà, come le villette al mare. Ma chi ti ha detto? Seconda domanda, nel suo ultimo film Favino dice di aver avuto difficoltà a girare le scene di sesso. Lei, come noi autori, quelli che scrivono le domande, non trova invece che la difficoltà più grande consista nel trovarne una che ci sta?
Allora, a parte che quelli che scrivono gli autori hanno la sensibilità di una moto trebbiatrice, mi sembra molto evidente. Però io sono d'accordo con te, ne hai parlato anche prima con la Smilza. È vero che può essere difficile, insomma, trovarsi sul set con una persona che non conosci e girare subito una scena di sesso, no? Ti è successo con la Bellucci? Sì. L'hai conosciuta? Anche a noi potrebbe succedere. Oggi ci conosciamo, domani potremmo dover girare una scena di sesso. Che ne sai? E sappi che sono una perfezionista alla Kubrick. Non c'è mai buono il primo Chuck per me. Mai. Scusa, già non basta mai il primo Chuck. Perché la Smilza? Perché non hai notato com'è ridotta quella donna? Ma in che senso? Poi è stata poco bene di recente. Avete deciso stasera di mettermi in mezzo totalmente? No. Li fermiamo qui? Li fermiamo qui? E lei lo vedi che per cena ciuccia una ghianda, capisci? Non è come noi. Non è come noi. Tu devi invitare altra gente, ma non hai ancora capito. Come attore Favino ha prestato il volto a tanti personaggi. Se glielo chiedessi, lei presterebbe il suo volto a mia moglie, diciamo per un 2-3 mesi, che mi sono rotto di trovarmela di fianco ogni mattina con la stessa faccia da triglia? Un quadro romantico esce da questa risposta, perché no, 71%, che quindi però, sono contenti della moglie che si trovano accanto. Io però questa domanda un po', insomma, questo quasi 30% dimostra che l'Italia è un po' in crisi e che la consuetudine è nemica degli amori più grandi. Tu hai fatto delle dichiarazioni di recente, volevo ripassarle insieme a te. Hai dichiarato da poco che le donne non sanno bene cosa vogliono da noi, noi uomini, e finiscono per chiederci troppo. Hai anche detto, in una donna prima del seno e del culo apprezzo l'intelligenza e l'ironia, frasi molto toccanti e che colpiscono. Quando è che dirai cose tipo che la verdura non ha più il sapore di un tempo e che il mattone è sempre un buon investimento? Bene, ti mando un bacio. Ovviamente, cioè, sul godimento turnario del bene era una gag adorabile. Io voglio avere rapporti con te da vestiti. Grazie mille, Gianni! Che meraviglia. È che penso anche di averlo detto che il mattone e che la verdura... Cioè, solo che poi qualche giornalista pietoso non ha avuto coraggio e cuore di scriverlo. Sì. Ma le banalità più o meno sono quelle che sono capaci di tirar fuori. Veramente? Sì, sì, sì. Ti dico delle cose che ogni tanto mi addormento mentre le sto dicendo io. Ma sai, perché in una relazione... No, quindi mi stai dicendo che in effetti voi attori vi trovate spesso, ma diciamo tutti quelli che lavorano nel mondo dello spettacolo, spesso a dare delle risposte un po' più... Politically... Correct, no? You said it, yes. Yeah, yeah, you're man. Right. Yeah, you're right. Ecco, e quindi insomma a volte non è proprio magari il pensiero. No, a volte pensa a qualcun altro e la tua bocca si muove. Sì. L'hai sentita dire da qualcuno, dici, vabbè. Guarda, casca fagiolo questa cosa qui, perché, guarda, noi abbiamo una piccola rubrica qui, no? Sì. Che si chiama, facciamolo vedere subito, se non avessi il mutuo da pagare, risponderei così. Ok? Ho capito. Bene, allora io adesso ti do queste cartelline, tu dovresti semplicemente, alla domanda che ti farò, leggere la risposta, diciamo, che daresti per Io Donna, Repubblica, così, e poi più o meno quello che, insomma, ci divertirebbe sentire. Sì. Vabbè. O magari ti divertirebbe dire. Sì, ma cioè, in una sono sincero e in una no. Giusto? Ok. Al contrario, cioè. Esatto. Okay. Allora, andiamo con la prima domanda, vediamo qual è. Come scegli film da girare? Ma, diciamo, cerco di capire qual è... il film che nel mio momento artistico è adatto a me, sì. La persona con cui ho voglia di il regista con cui mi ho voglia di recitare, dei ruoli che mi prendano fino in fondo e che magari riescano a darmi qualcosa di più. Ok. Ecco, come scegli i film da girare? Quelli dove mi pagano meglio. Cioè, prima che... Cioè... La Scorsese, sì, vabbè, Scorsese, sarei pure bravo, però sta cosa che pagano a 90 giorni... Anche bello, no. Cioè, può essere chi te pare, Kubrick, sì, ho capito, ma quanto me dai? Cioè, ok. Poi, andiamo avanti con la... Dove andiamo a girare? Cioè, dove si gira sta cosa? Dove si gira? No, che è una cosa che si gira... Facciamo un bel film drammatico...
in Kenya, a Malindi, che c'è una storia importante, cioè c'è il sole, sì? che invece no, tutti i cupi, anche quello, no? Perché quando scelgo un film importante. Sei stato molto chiaro. Bene, andiamo avanti con la prossima. Parlami dell'ultimo film che hai fatto. Ma è un film molto, secondo me, molto importante in questo momento, perché a parte fotografare probabilmente una generazione che in questo momento secondo me è in crisi abbastanza profonda, ma che non è solo la nostra, sì, ma che è insomma comunque una situazione abbastanza generale. Poi, ma lavorare con Gabriele è stata molto, molto, molto bello, cioè io dopo 10 anni trovarci maturati entrambi è stata una cosa... Parlami dell'ultimo film che hai fatto. Io posso parlare delle scene mie, il film non l'ho visto, non è che posso... io faccio 6 film là, non è che ho tempo di andare tutte le volte a vedere i film che faccio, io faccio le scene mie, sto là, le riguardo al monitor, poi le monteranno, faranno una cosa loro. Ah. E gli altri, so, bravi, bravi tutti. Beh, oh, ragazzi, io ho una figlia pure, Prossima domanda, che dovrebbe essere anche l'ultima, vediamo. Che differenza c'è tra il cinema italiano e il cinema americano? Risposta che daresti a Io Donna. Beh, è molto difficile riuscire a dare una definizione stringata, netta di quelle che sono le differenze. Innanzitutto c'è sicuramente un problema di dimensioni, ma anche culturale, no? Sì. È molto diversi. Però la fortuna di fare entrambi, per cui mi piace molto potermi confrontare con queste due realtà. Che differenza c'è tra il cinema italiano e il cinema americano? Ma nel cinema americano gli attori parlano americano. cioè, qua li vediamo che sembra che parlano italiano, no? Però loro, invece, qua c'è tu stai là, li vedi che parlano proprio americano. Parlano americano. E che no, aprono la bocca e non parlano... Ehi, ti ho detto una cosa! Cioè, you said something... Cioè, parlano proprio americano. E poi tu qua invece lo vedi con un altro attore che gli fa la voce come se... Però loro parlano americano, veramente. Così. Buttale via, buttale via. Stupendo. Non posso buttarle così. Guarda, della Vergine. E le metto qua. Ecco. Ma sei così precisino? Eh? Eh? Anzi, stanno pure un po' storte. me le fa guardare. Non te le faccio guardare. Sì, in effetti sono storte. No, dai. Posto a tutto il tempo... Ma scusa, come fai con una figlia in casa? Sapete. Aspetta, adesso voglio... No. Faccio. Sono bambini. Cioè, quindi il disordine con ti crea il computer proprio... di papà! No! No, non si tocca il computer, amore. Amore. Amore, c'hai la stanza tua. No. Adesso mettiamo a posto. E poi... La mia figlia poi, a proposito di è Leone ascendente Scorpione, cioè il quadro astrale di Goebbels. Per cui, cioè... Allora... No, ma non è vero, in realtà sono casinista anch'io, cioè, la cosa classica, il mio ordine, cioè, sulla mia scrivania sembra che sia stata un'orgia di... un rave. Sì. Dove l'ho messo quel libro? Non viene fuori, ovviamente, mai. Perché mi spostate tutto? Cioè, quelle cose proprio da vecchio rincoglionito, diciamoci le cose come stanno. Senti, Pietro. Sto vedendo un quadro tristissimo della mia vita privata. No, adesso ci rifacciamo. A proposito di triste, tu piangi al cinema? Sì, la voglia. Sì, tanto anche. Sì? Ma pure a casa. Ah, tu piangi? Ma non sei di quegli uomini che... No, io non piango, niente. Ma che scherzi? Faccio dei pianti. Sì? Sì. Ma tanto, eh? Io c'erano dei periodi che facevo finta che il sabato c'avevo sempre da fare, ma in realtà? Guardavo Maria. apri sta busta! Ma non lo vedi come sta? Ma dai! Oppure quelle cose che fai finta di niente, no? Stai là tutto così. Ma ti rendi conto che io sto... ma che... Dai, ma non è vera sta cosa.
Ma si vede che è tutto finto. Si vede che è tutto finto, si sono messi d'accordo. Aspetta, aspetta che apre forse. Aspetta che apre. E là, no! No, mazza che... Beh, ma non si fa sta cosa. Ma no. Ma è tuo padre che ti è venuto a... Ho capito che ti ha stuprato da ragazzo. Ma non... Ma scusami, ma sono passati 40 anni. Ma ti stai chiedendo perdone. Pure, è così. Quindi ma Maria io così. È proprio... No, scusa, c'ho da fare un convegno. Stavo in Argentina, capito? Così. Senti, io invece mi commuovo davanti a questi film. Adesso te li vorrei far vedere, secondo me potresti commuoverti anche tu, vediamo. Volevano fuggire. Erano tornati, ma poi sono riscappati. E 10 anni dopo, Ari Dangete. Dopo il successo dell'ultimo bacio e Baciami ancora, arriva il terzo capitolo della saga. Per sempre insieme. Lo so, amore, per sempre insieme. Puoi venire a stare con me se vuoi. Come da te, stai scherzando? Perché? Amore, tu sei Parioli. Che problema c'è qui? Io volevo andare a Trastevere. Dove? A Trastevere. Dove? Ma io in quel quartiere di merda di Parioli non ci vengo. A Trastevere? Certo. È pieno d'attori a Trastevere, è pieno di registi, puzza di pizza, di birra. C'è già abita la turca dei ospiti anche a Trastevere, non ci posso andare a vivere. Ma stai scherzando? Ma vacci a vivere tu ai Parioli con la tua ex di merda. Sai che c'è? Cosa? Lo sai che c'è? Cosa? Baciami il culo. L'hai detto baciami il culo? Sì, baciami il culo. Ma tu stai scherzando? No, baciami il culo. Tu a me mi devi baciare il culo, no, va bene? Tu lo devi baciare a me il culo, è bello grosso, baciami il culo. L'hai visto il mio culo? No, ma non l'ho visto il tuo culo. Ma tu a dire sto facendo anche un favore, ti sto dicendo baciami il culo a me. Tu devi baciare il culo a me, tu mi devi ringraziare, cioè, baciare il culo. Cioè il mio culo, capito? Io non ci vado. Ti sto anche facendo un favore, baciami il culo. Tu stai scherzando? Se ti chiedi a chi ti pare, baciami il culo. Mi ha detto baciami il culo! Baciami il culo, te lo ridico, baciami il culo. Ma guarda che è un favore che ti sto facendo, sai? Ma tu stai scherzando? Senti, baciami il culo. È un aereo che vola. Baciami il culo. Baciami il baciami il tutto il resto è un rumore lontano, una stella che è forte una è cosa forte. È una cosa che a me dopo 10 anni in effetti No, mi prende proprio emotivamente questa trama. Sì, La trama è fortissima. È molto forte. Sì, sì, hai proprio visto che c'era anche la colonna sonora dei Jovanotti? Sì. Beh, sì, l'ha sentita. Beh, sì. No, perché... Mi è venuto in mente... No. Sì, tu lo sai fare. No, giuro. Lo sa fare Claudio Santamaria. Ah, ok. Se vuoi gli telefoniamo. Dammi un attimo una cosa, metto il microfono qua. No. Allora, noi ci fermiamo un secondo per la pubblicità. Ma torniamo tra pochissimo. Ecco. Qui con Pierfrancesco Favino. State lì! Bentornati! State sempre guardando Victor Vittoria, siamo in compagnia di Pierfrancesco Favino e... Pier, ti voglio chiedere subito questa cosa, perché tu hai lavorato con Özpetek in Saturno Contro, no? E hai dichiarato, sei omosessuale chiaramente nel film, e hai dichiarato che per te sul set non c'è nessuna differenza tra il baciare un uomo e una donna. No, non ero io che ho detto. No, sì. Io mi hanno chiesto che cosa hai provato a baciare Luca Argentero e ho detto più o meno uno stipite con la barba. Cioè, non perché cioè, Luca è lo gnocco che è, ma io non ho... quel tipo di... Sì, però cioè, se uno deve pensare che dall'altra parte c'è uno con la barba e tutto quanto... Ma no, come... l'imbarazzo che tu provi a fare una scena di sesso piuttosto che una scena d'amore di un certo tipo con un compagno uomo, un compagno donna, alla fine rispetto al tuo pudore è gli stessi. Certo. Scendi, Ildo. Vieni giù, Ildo. Buonasera. Sono qua, Eccolo qua, il nostro giornalista di Vanity Fair. Non ho preso il Viagra. Meno male, buonasera. Eccolo qua, calalo.
calo. Cos'hai fatto ai capelli? Si sono un po' così addrizzati sentendo quello che dicevate. Ecco. Buonasera, come sono il giornalista Cavia, buonasera. Salve, credo di conoscerla. Sì, ci siamo già visti. Sì, e non era la cena della Bellucci. Posso... Sto per intendere. Posso vederla? No, faccia pure. Ma cos'è... Muscoli. Ah, pensavo fosse il cavo. Ma allora, possiamo vedere tecnicamente, cioè bacio cinematografico come cavolo funziona? Qui e ora? Col cavo di mezzo? Si può fare? No, cioè come funziona il bacio cinematografico? So, guarda, io sono meno esperto di te sicuramente. Allora, questo ho i miei dubbi. Allora. Ferzan non mi ha preso il suo film. Ferzan non ti ha preso? No. Ma no, il bacio cinematografico è un'altra cosa. Che cos'è? Beh, nel cioè, caso... è quello che hai dato ad Argentero, vediamo no, se la si sarà. Non è un bacio che adesso posso prendere e darlo qui al maestro. Non si può fare? Beh, insomma, c'è stata tutta una preparazione, tutta una cosa. Che io non ho fatto. Sono un po' timorito a dire. Però vedo che neanche troppo. Abbiamo avuto dimostrazione. Certo, vado bene per il prossimo film. Sì, certo. La puoi suggerire? Se... Scusa, fermate un attimo, Ildo. È un po' sudato. È un po' sudato ed è viola. Vabbè, fa caldo, arrivederci. Ciao. Ciao. Arrivederci. Allora. Grazie mille, Ildo. Atalante, sembrava app anche, è vero. Sento subito l'Atalante. Vabbè. Andiamo avanti perché... Oh, copertina, Copertina? Copertina, Ah, perché cerchi di... per Vanity Fair? Era uno scherzo. Ci tieni? No, sto scherzando. Ok, va bene. Era una butade. Senti, è uscito in questi giorni il tuo ultimo film, ok? Vuoi dire il titolo? Cosa voglio di più? Insomma, un cast veramente eccezionale. Ci sei tu, Alba Rockbacher, Giuseppe Battistone e... Teresa Savonangelo, Fabio Troiano. Un sacco di gente. Tanti. Com'è il film? Aspetta. Quale delle due devo... No, ti voglio chiedere questa cosa. Siccome a volte la promozione risulta un po' noiosa... Sì. Facciamo un piccolo gioco. Vai. Ti chiedo il fammela così, è una rubrica nuova anche questa. Tu le stai inaugurando praticamente tutte. Perfetto. Allora, è semplicissimo. Io adesso ti do delle intenzioni. Ok. E tu dovresti raccontare al pubblico in sala e a casa. Puoi anche alzarti, guadagnare la telecamera, io ti do dei suggerimenti. Lo farò. Ok. Vado. Vai tranquillo. Raccontarci com'è il film con tono insinuante. Ma è un film. È un film che parla di una storia d'amore, ma c'è anche del sesso. e c'è tanto sesso. Però perché è una storia di passione, è una storia tra due persone che in realtà non si conoscono, pensano di essere contenti della propria vita e invece a un certo punto succede che si innamorano molto l'uno dell'altro e ci sono delle scene di sesso. Ecco, e adesso io a questo punto ti chiederei di continuare come se dall'altra parte della strada, con autobus che passano in mezzo, così ci fosse il pubblico. Quindi tu stai urlando... Ovunque. Roma, ora di punta, strada. Roma, tu stai urlando a tutto il pubblico che sta dall'altra parte della strada. Ti stavo dicendo! Questi due si incontrano, ma lui c'ha una moglie e due figli, lei c'ha un compagno, c'ha un... Aspetta un attimo! Aspetta! C'è l'ambulanza, aspetta un attimo! Però, e quindi voi... Ma visto che... No, si amano proprio! Si amano proprio! Si amano! Ti chiamo dopo! Ti chiamo dopo! Mando un messaggio! Proprio l'ultima,
Così, per ingolosire, appunto, come direbbe Geppi, il nostro pubblico a casa, io so che ti piacciono tantissimo i Backstreet Boys, quindi tu sei uno dei Backstreet Boys, possibilmente Nick Carter. Nick Carter era quello... Ah, no, ma fai quello che ti pare a te, porta, no? Durante un concerto al Wembley Stadium, okay. Mentre canti stai facendo chiaramente promozione. Sto parlando del film? Eh certo. Ok. Ci sono questi due che si amano. Lei lavora in un'assicurazione, lui invece è uno che lavora al catering. Poi dopo trono, dimmi ciao, dimmi perché. Tra l'altro, scusami, per chiudere questa cosa che era bellissima. Ma ragazzi, ma solo con lui si può fare sta roba. Ma come... Ma io... Ma tu sei il nostro gigante! Eh? Ma tu sei il nostro gigante, ma io voglio che tu vinca l'Oscar. Sì, se va avanti così. Se va bene... Tornando un attimo... Telegatto per la migliore... Il telegatto per la migliore interpretazione, la miglior promozione potresti esatto. vincere. Però parlando del film invece di Soldini, che è un bellissimo film e tutto quanto... Sì, adesso ormai... guarda, era un bellissimo film, guarda che ho fatto. Soldini mi cita, Lionello Cerri produttore mi cita, la Warner mi fa causa, è così. Allora, diciamo che c'è molto sesso in questo film, no, giusto? Non è vero, adesso come hai fatto di stare insinuante... Vai. È una storia di passione, una storia di passione molto forte, molto bella. Soprattutto bellissimo il fatto che, e lo dico da spettatore per quanto possibile, che mi sembra che finalmente si riesca a rappresentare la realtà per quella che è. Cioè, non la realtà dal punto di vista del cinema, ma la realtà dal... È come se la macchina da presa andasse in strada, veramente. Per cui se io dovessi pensare a uno slogan, direi vatti a vedere al cinema, non andare a vedere gli attori che fanno una cosa. Vai a vedere la tua vita al cinema. Okay, so. Perché Soldini ha questa grandissima capacità di saper raccontare senza... le storie, la gente. E oltretutto è tratta da una storia reale. Cioè, lo spunto di questa storia è veramente una vicenda vissuta da una persona normalissima che si è trovata in questa situazione. Guarda, io colgo l'occasione proprio perché a proposito di vita reale c'è una cosa che tutti gli italiani fanno in questo momento e che a volte non fa piacere, anzi a quasi tutti non fa piacere fare, ma che dobbiamo fare giustamente, e te la faccio vedere. Ne parlano proprio tutti. Cosa? Sono in mora. Oh cavolo, è scaduto il pagamento dell'IVA da più di un mese. Ma non potevate comunicarmelo prima? Maledizione, ora sbrocco. Casini? Thorn, da oggi sono un evasore. Ma stai tranquillo, non ti preoccupare. C'è un condono anche la settimana prossima, stai sereno. Ancora, io non ci capisco più nulla. Quando la commercialista mi parla, sento i criceti che corrono nel mio cervello. Ripassiamo le tasse. Allora, l'IVA, la so, è l'imposta sul valore aggiunto. Ok, questa è buona. Era facile. Ora, che cosa sai dirmi dell'IRPEF? Non lo ricordo mai. Mi pare sia quella sulla persona fisica. Sul presupposto dell'imposta e il possesso di redditi. In denaro o in natura. È un'imposta progressiva. Ossia, il prelievo cresce in modo più che proporzionale rispetto al reddito ed è di carattere personale, essendo dovuta per i soggetti residenti sul territorio dell'intero Stato. Come vado, senti? L'IRPEF la sai bene. Ora il gioco si fa duro. L'IRES? L'IRAP? L'ICI? Queste non le sai, non le sai! Sei proprio uno stronzo. Allora definiscimi il gettito fiscale in percentuale sul PIL. Ho il sangue al naso. Meglio lasciar perdere. Sei completamente negato, sai parlare solo di IVA e IRPEF, ma il mondo dell'erario è più complesso di come lo fai tu. Comunque, ero venuto a dirti che nostra madre è incinta della Guardia di Finanza. Eh.
tra le altre cose, tu guardi Beautiful? Ti è mai capitato di guardarlo? No. No. Solo Maria, di Filippi. Maria, sì. Maria la, guard- senti, la guardavo, la guardavi. Che è un po' che, mi, che manco, sì. Senti, visto che appunto ci ha portato a Hollywood di... quello, sì. Com'è l'ambiente hollywoodiano? Nel senso... Devo risponderti come prima, parlano americano. Cioè, in che senso, no? Ma nel senso, non so, stare su set con personaggi del calibro di Tom Hanks o così, sarete diventati amici, mi immagino. Beh, amici un parolone, ecco. Loro hanno una capacità di distinguere nettamente la vita privata da quella lavorativa, che è un po' per noi latini una cosa un po'... Cioè? Beh, insomma, noi siamo molto più tendenti a voler creare relazioni. E loro... Invece per loro l'ambiente lavorativo ha a che fare con ciò che fanno e ciò che sono, giustamente, da un certo punto di certo. vista, lo dedicano esclusivamente alle persone con cui realmente costruiscono relazioni. Okay. Magari gli sono stato antipatico. No, perché? No, così ti dicevo. Non ci posso credere. No, lui sono stati sempre molto carini con me, però fa parte della loro cultura essere carini. Però sicuramente credo sia molto più attraente anche per loro nel momento in cui tu non appartieni al loro ambiente, così come è per noi, cioè... La curiosità di qualcosa che non fa parte, sì, nel momento in cui tu diventi uno dei tanti, e lì sei veramente uno dei tantissimi certo. che ci sono. Poi c'è una media altissima di capacità di attori, cioè Los Angeles è una città abitata prevalentemente da gente d'attore. Che vuole fare quello, che va lì perché vuole diventare non un attore, una star. E a me quella mentalità non mi appartiene e un po' mi spaventa. Cioè, io non faccio questo mestiere perché dovevo diventare famoso. Tu lo fai perché? Perché mi piace farlo. Perché mi diverto quando sto sul set, perché mi piace raccontare le storie, perché mi piace mettermi in crisi nel momento in cui c'è un nuovo personaggio da affrontare, perché quando sto là sto bene. Il successo è una variante abbastanza impazzita che se hai la fortuna che ti capiti è meglio. Ma se non c'è, e tu comunque hai una possibilità lavorativa in questo ambiente, non ti dico che è lo stesso, però va bene. Va bene uguale. Invece andare lì e dover per forza diventare il numero uno, è una cosa che a me non appartiene, ma non è mai appartenuta anche... Ecco, a me piace moltissimo, e mi è sempre piaciuta moltissimo, la tua semplicità, no? Sei una persona estremamente vera. E io so, adesso te lo voglio far mettere in scena, perché noi abbiamo il plastico, certo, come tutti i programmi di seconda serata, anche noi abbiamo il plastico. Beh, sì, mi sembra giusto, a questo punto, poter raccontarvi quello che realmente è successo a Los Angeles. Pier, questa è una delle tante serate, tante feste hollywoodiane, diciamo, dove Pierfrancesco, insomma... Ogni tanto, per non farmi sentire solo, diceva, ma dai, ma vieni! E tu? Allora... Vediamo, tutti gli invitati alla festa, buttiamoci pure... Quale sono io? Guarda... Direi questo Bruno. Perché... Questo qua Bruno, sì. Ecco, qua abbiamo un sacco di gente. Vieni qua con me. Vengo, a giocare. Tra-la-la. Allora, questa è una villa sulle colline hollywoodiane, come potete vedere... Con una splendida vetrata che non so se si vede, ma io la vetrata per comodità, anche per favorire la regia, la metterei qui forse, giusto? Sì. Allora, cosa succede? Che Pierfrancesco Favino fa imbarazzatissimo tutto questo giro e fa... In italiano, che bella... Ma che bella casa, ma tu guarda che bella vista e do una craniata. Andiamo a vedere esattamente i luoghi nei quali la craniata di Pierfrancesco Favino si è. Praticamente gli lascio la T di naso e cose. Perché talmente era pulito il vetro che io ero convinto non ci fosse. Per cui, lasciando un attimo il plastico, sì. Farei a rallenti quello che ho fatto a casa di questi. Perfetto, quindi... Lo ricordo per il pubblico a casa, Villa hollywoodiana, Pierfrancesco Favino entra... In casa, vetrata, saluta gli ospiti. Hello, how are you? Hi, I'm very nice well. To meet you, Pierfrancesco. Nice to meet you. Pierfrancesco. Forget about it. Okay, hi. Okay. Oh my God. This is my house. Wonderful view you got here. I can't believe the tent.
stacco. So clean. Pier Francesco Favino! Oddio, ho dato una comitiva. Grazie di cuore. Quando volete. Ti aspettiamo. Beh, per il prossimo plastico. Faccio altre gaffe quasi apposta. Va bene. Grazie mille. Vado? Ecco, vado. Vai tranquillo. Grazie mille. Che genio. Allora, andiamo avanti subito con il nostro talk show nel talk show, Talk Club. Prego. Benvenuti ad una nuova puntata di Talk Club. Oggi ospite un cantautore emergente che sta facendo parlare molto di sé. Lo facciamo accomodare. Lui è Patrizio D'Amblè. Benvenuto. Allora, Patrizio, so che tu sei un grande appassionato di Fabrizio De André, che sì, comunque stai seguendo la sua, più o meno la sua linea musicale, con pezzi ovviamente tuoi, scritti da te e, da me, e arrangiati. Oppure sì, sì, cover di brani però riarrangiati da me, perché sono comunque tutti nello stile di Fabrizio, che secondo me è un maestro per molti musicisti. E possiamo ascoltare un brano tratto dal tuo LP? Sì, la canzone di apertura, sì, che è Morte lenta e dolorosa. No, magari quella lì evitiamola, perché... No, per una questione anche poi di pubblico, ah, se non vorrete... No, se c'è un'altra sarebbe meglio, grazie. La seconda? Ah. Sarebbe meglio l'eutanasia, no, piuttosto che vederti così. No, pure quella non... No. Magari se ce n'è una un po' più... Potrei fare una canzone per bambini, 44 gatti. Ah, 44 gatti, va benissimo, va benissimo. Okay. Un po' più rilassante, prego. 44 gatti in fila per sei col resto di due, marciavano compatti in fila per sei col resto di due. 6 per 7, 42, più 2, 44. Ma un brutto giorno, che triste sorte, fu Penerina, la gatta di Andrea, rubò uno scorfano, trovò la morte con una spina nella trachea. 43 ormai gatti in fila per sei col resto di uno, marciavano compatti in fila per sei col resto di uno. 6 per 7, 42, più 1, 43. Ma il destino bizzarro e crudele fece morire il povero Fuffi. No, grazie, che... grazie. Magari sì. È solo l'inizio, però. Sì, sì, no, però non va bene. Cioè, se può... Mancano altri 42 gatti. No, appunto, dico, sì, se può invece farci una canzone anche più breve, volendo, insomma, anche un po' più... C'è un'altra cover, che è Finché la barca va. Ah, Finché la barca va benissimo, sì, sì, ottimo. Finché la barca va, stai a guardare finché la barca va. Tu non remare finché la barca va. Lasciala andare quando la morte arriva. La grazie, posto così, suonerà. Grazie. Il prossimo ospite è pronto? Eccoci qui, pronti per il prossimo ospite. Prego, Virgi. Bene. Il prossimo ospite è un calciatore di fama internazionale. Anche questo non è un brutto uomo, anzi, diciamo che altro che Di Gazzi e Dario Argento. Dei camerini, prima c'erano gli ormoni che si facevano il caffè dalla macchinetta, per dire, ecco, pensate che Geppi era schiacciata sulla sua porta tipo Geco, così. Ma è un uomo anche molto romantico, pensate che per San Valentino ha portato la sua ragazza da Parigi, da Parigi le ha offerto una cena sulla Tour Eiffel. Pensate, a me un applauso, ma invitato da Ostia e mi ha regalato un pacchetto di gomme dure. Signore e signorine, mi raccomando, marcatelo da uomo. È con noi Alessandra Posta Turta. Devo farlo anch'io. Mi scusa. Ciao. Ciao Billy! Grazie di cuore! Allora, accomodati subito qui.
Che bello averti ospite, sono contenta. Grazie. Molto, stai anche molto bene e c'è una donna che non vede l'ora di incontrarti, è impaziente e quindi io la voglio far entrare immediatamente perché lei ha un sondaggio vero da raccontarci ed è la nostra Geppi Cucciari. Buonasera Geppi. Buonasera, buonasera. 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 Che tono di presa per il culo che avete. Comunque, no. Buonasera Billy. Billy, un grande campione, un trionfatore, un uomo abituato alla vittoria. Adesso goditi vittoria in qualche modo. Campione in tutti i sensi, anche di soprannomi. Te ne hanno dato alcuni di veramente bizzarri. Carlo Pellegatti, giornalista, professore delle belle arti. Lo sapevi? Sì. Dico, l'eclettico di Orago e soprattutto la locomotiva della Brianza. Ti troverai bene con me, che è soprannominata la Litorina del centro Sardegna. Tu sei, insomma, un reduce del grande Milan di Arrigo Sacchi. Sono sempre stata un'ammiratrice degli schemi di Arrigo Sacchi. Lo usiamo anche noi in trasmissione, lo sai, gli schemi? Ma va? Sì. Allora, te li vado subito a proporre. Questa è Vicky, nel ruolo di centravanti di sfondamento. Cosa sfonda Vicky mi sembra un po' chiaro a tutti. Poi abbiamo sull'ala, sulla fascia laterale, come diciamo terzino fluidificante, abbiamo quella là, insomma, Virginia, che mi sembra chiaro che di ali ne ha due, quelle delle oche, insomma. Poi abbiamo di solito un autore etero, uno ce n'è qua dentro, che dà dei suggerimenti a Vicky, e poi ci sono gli altri autori non etero, che sono molti di più, che ne danno degli altri, di solito cadono nel vuoto, e Vicky poi si fa, diciamo, regina nella sua arte maggiore, quella della finzione, quella di capire chi ha accanto. Cioè, bravo, che sei tu, ti ho convinto? E tu dove sei? No, ma... Io sono Zubizarreta, il portiere volante. Parli proprio bene. Che cosa? Parli come un allenatore, brava. Ed è lo stupore che ti stai usando, che dovrebbe essere quasi offensivo, invece lo prendo bene. So che vuole prendere il posto di Ilaria D'Amico, è vero? Voglio prendere il posto di Ilaria D'Amico, come donna incinta più che altro. Allora. Non più. Riguarda il nostro bravo e bello Billy. Quando un grande campione come Costa Curta, Baggio, Maradona lascia il calcio, nel pubblico resta un senso di vuoto. Lei, quando finisce una puntata di Victor Vittoria, non sente come un senso di pieno? No, per l'85%, Vicky, che quindi evidentemente vede in te, c'è cioè proprio l'appetizer per sempre te stessa, che come primo e secondo piatto. Sì. Però devo dire che quando tu hai lasciato il calcio ho provato la stessa fitta nel cuore che ho provato quando Bertinotti ha lasciato la politica. Entrambi sono stati dei grandi difensori, tu della porta milanista, Bertinotti della lana misto cashmere. Ci mancate tutti e due, ragazzi. La cosa positiva del tuo abbandono del calcio è che adesso finalmente hai tanto tempo libero, puoi fare tante cose bellissime. Per esempio, adesso verranno. Le devo leggere, non sono sicura. Che cosa? Voglio vedere cosa salta fuori. No, ma tutta la verità, nient'altro che la verità. Sì, allora, immagino. Puoi dedicarti a diverse attività, quali fare cameo in cult movie come L'allenatore nel pallone 2. E poi c'è un'altra cosa molto cult che fai. E tu ti stai chiedendo qual è. Tu fai una pubblicità con tua moglie delle valigie. In cui tu, peraltro... sei appena più comunicativo del trolley, c'è da dire che il trolley ha meno battute comunque e tu lo batti comunque sempre 1-0. Oh yes. Lo so che questo è un tema che un po' ti infastidisce, ma ti vedo così sorridente, mi sento di spingermi. Clune e Canalis, Totti e Blasi, coppia in cui è palese chi ha trascinato l'altro al successo. Secondo lei, per la pubblicità delle valigie di qui sopra, tra la Colombaria e Costa Curta, chi è stato chiamato e chi è a rimorchio? Allora, il 93% ti reputa a rimorchio, ma vabbè, certo. Ma tua moglie è bella, brava e anche lei poliedrica. Certo. Questo è un amore tra due bellissimi che mi dà fastidio solo a parlarne, quanto siete belli tutti e due. Non uno bello e intelligente, no, tutti e due. Mi ha colpito un episodio che ho letto che dimostra anche che uomo romantico tu sia, che un giorno, quando hai portato la fascia da capitano, hai fatto scrivere, nonostante non si potesse, Martina ti amo sulla fascia. L'hai fatto tu, tu ti chiami Alessandro e hai fatto questa cosa, ti ricordi? No, mi ricordo, non era proprio così, ma si può dire? Sì, sì, si può dire. Sì, no. Siamo in par condicio, si può dire. No, appunto, non volevo... No. Volevo soltanto dire una cosa. Non c'era proprio quella frase lì. Siccome aveva appena finito di fare il calendario e mi piaceva... Il calendario era tutta biotta. Fare gesti.
No, era, sì, ma tanto ce l'avevi già vista prima di allora. No, e allora avevo messo... No, ma ti prego, Strisseca meglio questo gustoso. Messo soltanto il mese preferito, così. L'avevo... Ah, non c'era scritto? Era febbraio, era presa da dietro, siccome a differenza di Favino io guardo delle altre cose... O anche altre cose. È romanticissima questa fascia. Sì. Io avevo capito, avevo intuito, avevo letto in un giornale, forse su Rackham, che avevi scritto Martina ti amo. Invece mi sembra evidente che tu... Che era qualcosa di meno romantico. Di sì. Meno romantico, sì. Ma romantico devi essere per... Ho deciso che sei romantico e sei romantico. Non sei l'unico che ha usato la fascia da capitano per comunicare dei suoi pensieri al resto del mondo. Ecco qua, vediamo una foto di Balotelli, che nella maglia ci ha scritto con l'inchiostro simpatico Forza Milan. Sulla maglia di Vieri c'è scritto, non si legge ma io lo so, c'è scritto George Clooney, scemo con la I peraltro, scemo proprio. E la foto invece di Cassano, sulla maglia di Cassano c'è scritto Lippi sarebbe il numero uno. Tra l'altro so che non hai perso questa abitudine, insomma, di scriverti delle cose nella maglietta, anche nero su nero. Anche oggi l'hai fatto, in mio onore, perché lo dica cosa hai scritto, che non prego, si vede. Prego. Io lo so cosa hai scritto. Hai scritto, Geppi, non ti amo perché non ho il tempo, rimani comunque nel mio immaginario erotico l'esempio più fulgido della creatività femminile. Senza errore di ortografia. Bravo, grazie, bravo Billy. Grazie mille, Geppi! Ti capisco col microfono? Te lo posso aggiustare io? Certo. Cosa ridete voi? Ho un problema col microfono, non è che voglio... Grazie, eh. Figurati. No. No, quello no, farlo, eh. Sto controllando il suo mese di febbraio. Grazie. Senti, Billy, allora, pare che Billy è... Lo sai che è un nome di un succo di frutta, vero? Arriva proprio da lì. Ah, veramente? Sì. E come si convive con questo nome? Si cerca di accettare la situazione. Okay. È stata traumatica i primi anni, poi pian pianino ci si abitua e dopo... Anzi, poi semmai... A un certo punto, quando ho smesso la carriera, mi chiamavano Alessandro e un pochino mi è mancato Billy. Sì. Ma chi te l'ha dato questo soprannome? Un vecchio allenatore. Cioè? Si chiamava Fausto Braga, era perché ero abbastanza alto ed ero molto magro. Mm. Giocavo molto bene a basket, che è il mio sport preferito. È il tuo sport preferito? Sì. Ah, sì. Bello. E giocavo anche a basket. Allora, vedendo i primi calci al pallone, mi disse, ma va a giugare nel Billy. Te fecchi, ma va a giugare nel Billy. Che in Milano, cioè, immagino milanese che sia abbastanza chiaro. Vuol dire perché vai a Billy, giocare nel Billy. Perché il Billy, tra l'altro, era sponsor della squadra di basket di Milano. Era per quello che va a giocare nel Billy. Ah, perché okay, il Billy okay, era la squadra di Milano che in quegli anni vinceva tutto, insomma. Ho capito. Tutto parte da lì. Adesso mi è chiaro, certo, tutto quanto. Senti, tu... io non sono bravissima con il calcio, però mi sono documentata e ho letto diverse cose su di te. Uno dei giocatori in movimento più longevi della storia del calcio, perché hai smesso a 41 anni, però la cosa più interessante che ho scoperto è che sei uno dei difensori centrali, eri uno dei difensori centrali dalle movenze più eleganti di tutti i tempi. Così hanno detto di te molti giornalisti. Lo scopro adesso? Bene. No, mi fa... Non so, deve far piacere, no? Non so. Uno dei giocatori con le movenze più eleganti, sì. Cioè più elegante, cioè il plié, cosa facevi? Ma io non è che campo, fossi molto elegante, io menavo come gli altri, ero uno abbastanza... Sì? Che, sì, ero abbastanza falloso, tra l'altro. So, elegante. Eri falloso? Sì, non so dove vuoi arrivare, sì, ero falloso. Falloso, veramente? Sì, sì. Dai, mi spieghi cos'è un fallo, come si fa? Se vuoi. Dai, facciamo un fallo. Vai. A te lo devo fare? Sì. Tu praticamente dovresti andare in questa direzione. Ok. Allora, vediamo un po' più in qua che siamo sì, più vicini. Io e te praticamente, no? Sì, stiamo correndo. Stiamo diciamo correndo... che la porta è là. Ok. O vogliamo che la porta sia dove no, c'è la telecamera? Ma io ho paura di farti cadere. Ma tu non ti con preoccupare, questi, sono piena di libri, tatti. Vai. Verso la camera, facciamo. Okay, diciamo che la porta è là. Allora, sia, okay.
Tu naturalmente con la palla stai andando verso la porta, la mia porta. Sì. La porta che difendo io, quindi... Sì, quella è la tua porta, là. Sì. Ok. Cerco di fartelo, non so... Tu vai. È un fallo comunque, sì, ok, io vado. Spiega in anticipo che fallo mi farai? No, volevo quasi buttarti giù. No, da dietro no, da dietro mi avrebbero buttato fuori, okay. Quindi no. Quindi devi fare dei falli che diciamo... Sì, discreti, okay. Che non siano dannosi all'avversario, ma... Vado? Io posso simulare, sono brava. No, immagino. Ok. Vai. Vado. Via, tu vai verso quella direzione. Io faccio così. Mi è entrato proprio non so faccio come. Faccio così. Sì, ma Billy, quella è un'altra roba, te lo voglio dire. Tu dovresti cadere. Allora, torniamo tra pochissimo qui con Billy Costacurta e i suoi falli. Perché voglio ritornare su questo momento. Siamo in compagnia di Billy Costacurta e è un piacere averti qui. Billy, stavamo parlando di falli prima. Prima raccontava che falli è stato... di gioco. Il termine sì. Completo sarebbe falli di gioco. Falli di gioco e insomma tu ne facevi molti, giusto? No, ne facevo. Ma molti, insomma, ne ho fatti. Ma si simula tanto nel calcio, dai, un po' sì. Ci sono quelli più bravi. Alcuni provano ma non sono bravi come altri. A però simulare? Sì. Sì, sì. In che senso? Tu te ne accorgi? Sì. Da cosa? Probabilmente dal fatto che è 35 anni che faccio sto sport, credo che sia abbastanza facile per chi ha giocato a calcio capire i simulatori. Okay. Ci sono alcuni arbitri che sinceramente mi sorprendono, perché premiano alcune volte delle chiare simulazioni, poi... Sembra che qui ci sia un pubblico che mi può capire benissimo. Sì. Ci sono quelli che simula in una maniera plateale e vengono lo stesso premiati. Mi fai vedere come si fa a simulare in una maniera plateale? Sì. Scusate, ma adesso tu, adesso tu non c'entri okay. Però. È che quando si tratta di simulare... è che noi donne ci sentiamo sempre un po' chiamate in causa. Un classico, adesso posso parlare perché... È un mio carissimo amico, però... Vai. C'è un certo... Sì. Si chiama Filippo Inzaghi. Inzaghi. Adesso. Ne ho sentito parlare? Sì, che una volta l'ho visto essere premiato per un rigore quando, correndo così, entrando in aria fa... Si è proprio... E guarda che... Aspetta, ma quali sono le... Allora... Sì, sì. No, allora il merdone. Scusa, mi stavo guardando perché sono venuto in moto e sembra che ho il casco ancora. Scusa. No, dai, che sei un bel ragazzo. Siamo concentrati su altro. Noi. Sì, sono. I capelli proprio. No, però era giusto per me. Beh, tranquillo. Grazie. E quindi quella è la simulazione. Qual è sta roba di Inzaghi? Quindi è stato premiato per questo. Lui è uno che secondo me ogni tanto diventa plateale, come altri comunque. Ecco. E io una volta, probabilmente senza farlo apposta, è stato premiato con un rigore fatto in questa maniera. Poi probabilmente correndo, no? Se l'era fatto da. Non che lo volesse fare, però. No, non credo. Ecco, scusami, tuo figlio gioca a rugby? Sì. Non gioca a calcio? No. 5 anni e mezzo. Quando io gli passo la palla con i piedi, lui la prende in mano e mi viene contro. Sì. Però so che, se non sbaglio, è tifoso lui, giusto? Sì, perché lui è tifoso... Chissà come sarà contento di avere papà del Milan e tutto quanto, no? Ma lui è tifoso dell'Inter. Benissimo. È tifoso dell'Inter. Benissimo. E c'è un motivo. Perché... Beh, dai, ci sono anche un sacco di giocatori lì fantastici, no? No, soprattutto lì. Adesso in questo periodo, soprattutto all'Inter, sono fantastici i giocatori. Sono molto bravi all'Inter. Beh, direi di sì. Ti piacciono tutti quelli dell'Inter? Quasi tutti, sì. Secondo me è una... Sì. Sì? Credo sì. Di sì. Ah. Sì. Vabbè. Dicevi... No, il problema è che lui è un bambino. È figlio di uno che ha giocato tantissimo nel...
avete tirato fuori l'unico che secondo me non è vero, guarda, un caso, guarda. È apparsa dopo un quarto d'ora la foto. Infatti aspettavo qualcosa. Eh no, infatti anch'io, te lo giuro, anch'io l'aspettavo. Ma scusami, che cosa c'ha lui che non va? Lui, mi dicono tutti, che è un, insomma, un simpaticone, uno... Sì, è vero, è vero, lo dicono anche a me. Cioè, mi hanno No, perché io non l'ho mai incontrato. Non l'ho mai incontrato e tutti mi dicono sinceramente che è un ragazzo per bene, un ragazzo simpatico. Io però per quello in passato, quando durante i derby piuttosto che Milan-Perugia, lui giocava nel Perugia, ci siamo scontrati, ecco. E quindi è un calciatore che non mi è per niente simpatico, anche, anzi... Adesso credo che a quest'ora si possa dire, sì. Mi sta veramente sui coglioni. Ah, benissimo. Sì, scusate. Però... Diciamo, ha usato una sottile metafora, Billy Costa Curta, per raccontarci, insomma... No, però devo dire, sinceramente, mi hanno detto che fuori dal campo è un ragazzo veramente per bene, adesso non lo faccio per difenderlo, però in campo era veramente odioso. Odioso. Fuori dal campo mi dicono che in realtà... Ma cosa ti ha fatto in campo? Ma faceva un po' di... Faceva più falli di me, secondo me, ed era veramente un... Per fare più falli di me, guarda che ce ne vuole, E niente, era uno, ecco, secondo me subiva i falli, era un po' plateale, è solo un'opinione mia però, non è che voglio... Ma poi quella cosa lì di Zidane, sì. Materazzi, ecco, quindi tu eri dalla parte... No, adesso mi esageriamo. No, lì ti favo Italia, quindi... Sì, no, ho capito. E poi però, veramente Zidane ha fatto una porcheria, adesso quella lì... è una porcheria che non si può fare. Sì, no, cioè, credo proprio di no, credo che lì... abbia tifato Materazzi. Ah, ok. Sì, sì. Va bene. L'abbiamo ricucita. Grazie. Se no, secondo me entrava Materazzi e adesso ti tirava una cragnata. Sì, senti, grazie. Invece, io ho letto quest'altra cosa molto curiosa, che Berlusconi, quando giocavate tu, Maldini, così, chiedeva ai fotografi, li chiamo in causa, ai fotografi che sono lassù, chiedeva ai fotografi di fare dei bellissimi primi piani, soprattutto di voi due, perché eravate un po' i belli della squadra e lui sosteneva questa cosa, insomma, bisogna cercare di avvicinare le donne al calcio, quindi fate dei primissimi piani a Maldini, a Costa Curta. Ti do la mia parola che d'onore. Con quei capelli, voglio dirti. Sì, veramente. Stai meglio oggi. No, è vera questa cosa? No, ti do la mia parola d'onore che è la prima volta che la sento. Io l'ho trovata però in un giornale. Io non l'ho mai sentita questa. Anche perché comunque in quella squadra lì, secondo me, qualche bel ragazzo c'era. Sì, però dai, voi eravate proprio i figoni della squadra, no? Grazie, Vittoria. Veramente, grazie. Sì. Grazie. Ma è vero. Veramente, molto gentile. Ma proprio... No, ma belli, bravi, cioè... un po' gli eroi così, e vabbè, io ti voglio dire questa cosa che so per certo, però anche noi abbiamo trovato un metodo per avvicinare le donne al calcio, te lo faccio vedere? Madonna, chissà cosa... No, guarda, è bellissimo. Dai. Guarda, Tosta rappresenta la sfida che ogni estremo difensore deve superare se vuole diventare un campione. Questo è il momento che aspettavo da una vita. Prega, prega. Yeah! Goal! Che devo fare? Ho fatto gol. Ma io voglio che le donne vadano allo stadio, lo sai, no? Certo. Nel calcio di oggi il toast è un must. Senti, torniamo a parlare di calciatori belli e voglio capire, è vero che guadagnano di più? I belli? Rispetto ai brutti. Cioè,
Credo che sia la società civile, non sia soltanto il calcio, ma credo che sia anche negli altri settori della vita professionale. Nel calcio ci sono quelli che riescono anche a vendersi un pochino di più, e quindi io credo che Beckham sia molto, molto bello, ma è anche stato molto bravo. Certo. Poi ci sono degli altri giocatori, secondo me il giocatore più bello adesso è Marco Boriello, e lui ancora non è ancora stato capace di vendersi in una certa, sì, in una certa maniera. Ok, io non so se lo sai, ma è uscito un gioco in scatola? Ah no, scusami, questo è il gioco stupido che facciamo noi. In redazione sono dei pirla, mi hanno mandato quelli della regia, grazie, se volete gentilmente levare questa foto mi fate una cortesia. Sembra un giapponese sì, lì, sì, esatto, no. Che purtroppo quando si annoiano di là ci mandano questa cosa proprio per avvisarci. Allora, no, ti volevo chiedere questa cosa, se sai che è uscito un gioco in scatola, è un indovina chi dei calciatori. No, non sapevo. Sì. Immagino che sia. Sì, 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 ve lo voglio proporre, te lo voglio proporre anche a te, adesso proviamo a giocare. Indovina chi, vediamo se parte. Eccolo qua. Allora, si chiama anche il gioco dei pacchi, okay. Purtroppo, però... Capiamo come si sono. Vabbè. Allora dovresti cercare di indovinare chi appartengono. Indovina chi è? Allora. Io ho un pacco di fianco alla faccia, veramente? In questo momento. Benissimo. Sì. Anche tu, te lo voglio dire. Sì. Uno è di Ronaldo e l'altro è di Beckham. Dovresti conoscerli probabilmente meglio. Non so se ti è mai capitato in spogliatoio di incrociare qualcuno di questi. No, di questi due no, però li avrei azzeccati. No, aspetta un attimo, voglio che... Tu li avresti azzeccati? Sì. Martina, non è come credi. Ma scusami, io che sono donna, francamente no, forse non mi sono concentrata abbastanza. Qual è la tua tecnica? No, dimmi prima chi sono e poi dopo vediamo. No, a me verrebbe da dire Beckham alla nostra sinistra, immaginavo Ronaldo perché è stato successore, ma non sono sicuro, però avrei detto Ronaldo, ecco. Ronaldo. Il problema è che quando noi vediamo queste, noi maschi, immagino che sia comune, noi vediamo queste immagini qua, diciamo, ma no, gli ha messo sotto qualcosa. Del cotone. Gli ha messo dentro qualcosa. Eh certo. Perché, non lo so. Perché? No, oh, forse vuoi dirci un'altra cosa? Vuoi fare l'outing qua? Quindi? No, no, mi sembra tutto... Un'esagerazione. Esagerato, sì. Ma, insomma, a me non... No? No, questa foto non particolarmente, però alcune sì, dai. Alcune in effetti è esagerato, sì. per le mie misure. È insomma. Mobbing nei vostri confronti, sì, lo so, lo capisco. Si chiama ufficialmente mobbing, lo capisco. Però è un po' come quando io vedo la Canali su un cartellone, quello è mobbing. Ma capiamo un attimo, quindi, quello, diciamo, il pacco vicino alla tua faccia... Alla mia faccia, secondo me, è Beckham. E questo qua è Ronaldo. Ok, mi danno conferma che è giusto, benissimo, e quindi hai azzeccato. Ho azzeccato. Io purtroppo non ho le conferme qui in questo momento, però... Va bene, è giusto, è giusto. Allora. C'è un altro? No. Voglio parlare un pochino della tua vita con Martina. Sì. Allora, abbiamo detto che lei condivide con te la passione per l'arte. Sì. Giusto? Sì, sì. Ecco, però c'è una cosa che io ho letto che è molto curiosa. E cioè che Martina non sopporta l'idea che tu possa andare a una cena così e trovarti di fianco un'altra donna. È vera questa cosa che tu infilzi con la forchetta tutte le donne che ti siedono di fianco? Cioè, io l'ho letta, non so se è vera. Sì, sì, è vero. Cioè, è un mio... tic? È un... No, è... è un... Credo che sia un difetto mio. Tutto è partito dal fatto che Martina viene fotografata spesso con di fianco uomini, anche se ci sono tante persone di fianco, okay. No? Allora, io non vorrei... E a me
sai, molte volte i giornali aggiungono certe cose che non fanno piacere al compagno o alla compagna. A me non ha mai fatto piacere. Cioè, a te dà fastidio vedere Martina con un altro fotografato uomo? Fotografato con... No, 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 con un altro uomo. Fotografato e... con sotto il gossip, certo. Roba del genere. E quindi io non mi sono mai voluto mettere in quelle condizioni. Quindi quando i miei amici mi dicono dai, usciamo a cena, mi raccomandi, non voglio vedere nessuna ragazza insieme, perché così capisco sia un pochino. Ma che amici hanno i tuoi amici? Alcune abbastanza buone, sì. Quindi non si mettono mai, quelle poche volte che sono uscite non si sono mai messe, perché la mia premessa era proprio quella, guardate che io infilzo le mani, quindi statemi lontana. Senti, ma è vero che tu detesti andare alle feste, pure io spesso sui giornali ti vedo alle feste oppure ti incontro, sì. E perché ci vai? Perché preferisco stare con i miei amici o con... O con Martina che magari ci deve andare. Con Martina, sì, diciamo che Martina ci deve andare più spesso di me. E io, ti trascina? No, mi trascina. Sono io che l'accompagno. Mm. Sono suo marito, certo, e quindi. Però preferirei non andare, ecco, anche se poi alla fine si fanno degli incontri molto interessanti. Come tu immagino, ogni persona può immaginare. Alla fine, prima di andare non sei molto contento, sì. Eventualmente dopo invece hai la possibilità di conoscere tante persone in gamba e che ti danno qualcosa. Però io non so se lo sai, ma un mobilificio ha realizzato un oggetto, un prodotto che ti potrebbe effettivamente sostituire alle feste. Lo vediamo? Così almeno mandi questo prodotto con Martina al posto tuo, volendo. Lo vediamo. Che festa sarebbe senza Costa Curta? Che vernissage sarebbe senza Costa Curta? Che evento sarebbe senza Costa Curta? Da oggi il noto mobilificio islandese IGEA suggerisce una proposta incredibile. Dopo lo sbriciola mattoni Gilli e il colora sanitari Trilli, è in arrivo il nuovo cartonato sagomato Billy. Cosa farvene? Assolutamente niente! Ma come tutti i nostri prodotti, non ne potrete fare a meno. Facile da montare, lo potete fare anche voi. Potete scegliere tra le misure small, normal e large e tra i colori white, black e purple. È perfetto per tutte le occasioni. Per abbellire il vostro ripostiglio di casa, per vivacizzare le recite scolastiche di vostro nipote e per risollevare le vostre serate in solitudine. E solo per questa settimana una fantastica promozione. A chi acquista il cartonato Billy, due schiaffoni in omaggio. Questo io lo vorrei proporre a Martina, così almeno questo povero ragazzo ogni tanto può godersi i suoi amici e evitare di accompagnarti alle feste. No? Potrebbe essere un'idea, solo potrebbe che... essere no, un'idea. Però mi piace accompagnarla anche perché... Così sento sei geloso, sì. Eh? Sì, 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 un pochino sì. Lei è gelosa di te, quindi? Sì, credo altrettanto. Per cosa litigate più spesso? Litigate voi? No, però... No, veramente mai. Veramente mai. Però negli ultimi 5 anni sono cresciute un pochino le discussioni, soprattutto per il bambino. Ok. Perché ognuno di noi la vede in maniera diversa, sì. Ok. Sì, sì. Però... Però ci sta, è normale. No, no, credo sia normale, credo sia normale, sì. Allora, io so che tu sei un ecologista... matto, convintissimo, che cioè matto no, nel senso che so che fai delle cose molto belle anche in nome dell'ecologia. Sì, e altre meno belle. Tipo? Le meno belle? Sentiamo subito. No, non mi faccio mai gli affari degli altri. E quindi molte volte uno potrebbe anche dirmi, ma cosa vuoi? Ma in che non senso, faccio niente. Scusa? No, nel senso che io molte volte mi metto in mezzo a certe cose quando non dovrei, però vivo a Milano, città molto, molto inquinata, sì. Ho un bambino di 5 anni, quindi capisco che ogni tanto la faccio fuori dal vaso praticamente. Fammi un esempio. Beh, a me viene da discutere molte volte, più che per quello che riguarda l'inquinamento, ma anche il senso civico normale, insomma, a me, io litigo...
litigo spesso quando trovo delle macchine parcheggiate dove ci sono le strisce pedonali, dove ci sono delle mamme o delle persone che devono passare, lì perdo la testa. Oppure quando trovo delle persone... E generalmente se sono davanti agli asili così sono le mamme che parcheggiano. Sì, sì, ed è vero. È vero! No, è una... Davanti alle scuole materne, così di solito sono le madri che... si mette di trovare mio figlio una cosa e l'altra, però poveraccia, a volte anche loro non hanno modo non di hanno modo, fermarsi. È vero. Però hanno modo sempre davanti agli asili, e questo è un altro motivo di scontro, trovo le mamme o i papà con i motori accesi. Adesso veniamo da un periodo freddo, adesso si sta un pochino meglio, però abbiamo avuto molto freddo. Certo. Ecco. Quindi tu scendi dalla macchina? No, anche passando. Forse scendere dalla macchina, però passando. Se vedo delle persone in macchina col motore acceso, ferme perché hanno freddo, busso. Pensa se becchi un'intervista. Ma va a cagare, capito? No, l'ho trovato. Veramente? No, ero un milanista, però. Era un milanista ti ha mandato Sì, mi ha mandato a quel paese un milanista e abbiamo litigato, sì. E quindi cosa è successo poi? Non è successo niente, ci siamo dati due spintoni, poi... È proprio sceso dalla macchina? No, gli ho aperto la portiera io. Ah, benissimo. Sì, attenzione a Billy Costa Curta perché è in giro. Spegnete il motore, vi prego. Milanisti, è venuto a trovarci anche l'anno scorso un uomo che ormai è diventato anche un nostro carissimo amico, lo amiamo particolarmente, è Clarence Seedorf, e ti voglio far vedere, perché lui è molto in forma, ti voglio far vedere che cosa abbiamo fatto insieme. Vediamolo. Sì? Uno, due. Okay. Posso provare anch'io, scusami? Certo. Un attimo solo. Ok. Uno. Vieni. No, cioè lui è in forma. Lui è molto in forma e anche... Ma scusa, Milan Love, Varenne, tutto quanto, vi è qua, adesso voglio testarti. Ma io non gioco più, io ho 3 anni che ho smesso. Però sei in formissima, ti alleni. Un po' sì, ma non sono come... Cioè, io dovrei fare quella roba lì. Adesso ci proviamo, vediamo quanti ne fai. Aspetta, no, mi date anche... Scusami, questo è per... Siccome Martina è gelosa, mettiamo l'asciugamano in mezzo, non succederà niente, Marti. Vai! Aspetta un attimo, che buttiamo l'asciugamano sempre per Martina. Il mio corpo non sarà a contatto con il corpo di tuo marito. Quanto mi fai aspettare? Io già... No, niente, è che mi stavo... Marti, è bellissimo, questo è uno sport che dovete fare a casa. Due, tre. Basta. Vi saluto e vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima puntata di Victor Victoria. Grazie mille! Ciao!